Buonasera a tutti, rieccoci qui con il nostro commento al Piazza Affari, al nostro mercato azionario e arriviamo dopo il sell-off che abbiamo commentato nel commento finale di ieri. Sell-off per i mercati azionari, ma possiamo dire non sell-off per il nostro portafoglio azionario, con i titoli che andremo a vedere durante questo video e poi cercheremo anche di capire quale il titolo sotto osservazione è per le prossime giornate. Intanto dobbiamo dire che sul nostro indice principale il trend è praticamente invariato, si rimane all'interno di questo profondo trend ribassista con un grafico che è peggiorato con la rottura dei 21.000 punti, l'abbiamo detto durante i giorni passati, e il mancato recupero dei 21.000 punti potrebbe spingere il nostro indice principale. Ne parlavamo ieri appunto nel commento finale, quando guardavamo un grafico settimanale, potrebbe ora spingere i prezzi in direzione dei prossimi supporti, l'area dei 20.550-20.600 punti, e poi ci sarebbero ulteriori target al ribasso per quanto riguarda il nostro indice principale, che ripetiamolo, i timori degli investitori non sono più riguardanti l'inflazione, ma anche la recessione dopo alcuni deludenti dati che sono arrivati dall'economia. Andiamo a vedere i titoli che sono nel nostro portafoglio, perché rispetto agli ultimi aggiornamenti praticamente non cambia poco. Vediamo il titolo Amplifon che prosegue il suo percorso rialzista. Ormai ci gestiamo l'operatività con lo stop profit, siamo in guadagno essendo entrati appunto al break di area 30,10-30,20 con volumi in forte accelerazione. Il primo target rialzista l'avevamo delineato in area 32,50, quindi si avvicina questo target. Questo primo target per il titolo Amplifon, uguale l'impostazione sul titolo di Assorin. Anche qui siamo in guadagno dopo essere entrati con il break di questa lateralità. Il target è ambizioso, 150, però lo gestiamo sempre con lo stop profit, essendo entrati in acquisto. Alzeremo gli stop a salvaguardia del nostro capitale. Situazione identica su Autogrill, siamo entrati a prezzi più bassi rispetto a quelli attuali. L'abbiamo specificato, un'operazione speculativa su possibili operazioni straordinarie da parte della società. E poi abbiamo il titolo Seco, anche in questo caso prezzi che si confermano sopra la lateralità che abbiamo visto in atto durante gli ultimi mesi. E a questo punto, anche in questo caso, essendo già un'operazione in profitto, cercheremo di gestirla appunto con gli stop. E poi abbiamo visto nelle ultime ore della scorsa giornata l'entrata di Saras, vecchio cavallo di battaglia. La fase correttiva potrebbe essere appunto un normale pullback all'interno di questo forte trend rialzista. Ci manteniamo ancora distanti dal livello del super trend, dove avremo il nostro livello di stop, però siamo entrati in campo leggermente sotto i prezzi attuali. Primo target ambizioso area 1,50, e poi a proseguire ci sono altri target rialzisti. E per la seduta di domani e le prossime andremo a monitorare il titolo Telecom. Ricordiamo che domani sarà l'Investor Day di Telecom con presentazione del piano industriale. Lo andremo tra poco a commentare con gli abbonati al nostro portafoglio long e short. Ricordo sempre che la performance su posizioni chiuse del nostro portafoglio è del 28,47%, e da quando abbiamo iniziato questo servizio, che potete trovare per seguire l'operatività odierna, la potete trovare sul sito di investire.biz. Ricordiamoci che fino al 20 di luglio c'è una promozione in atto, meno 30% sul trimestrale, meno 30% sul semestrale, mentre l'annuale ha uno sconto importante del 40% fino al 20 di luglio. Ricordo che il servizio comprende la mail di apertura, la mail di metà giornata sulle posizioni in corso, il video commento, questo che stiamo facendo con i titoli post osservazioni, e poi segnali operativi non solo via mail, ma anche nel canale privato Telegram dedicato. Ora, con gli abbonati al portafoglio long short, andremo appunto a valutare l'operazione sul titolo Telecom. Io ringrazio quelli che fino ad ora hanno visto il video free e ci rivediamo ai prossimi appuntamenti.